anche questa volta, come l'anno scorso, fosse solo per scaramanzia, Palazzo Petrucci ha ospitato la presentazione dell'abbinamento tra il Napoli e l'Abruzzo per il ritiro di Castel di Sangro. Le date sono ufficiali dal 28 luglio al 12 agosto, qualche giorno in più rispetto a quello che si era preventivato all'inizio, ma l'Abruzzo, ne parliamo con il presidente Marsiglio, sarà quest'estate la capitale del calcio nazionale. Non c'è soltanto il Napoli, altre due, forse tre squadre di Serie A, tra cui probabilmente anche l'altra squadra di De Laurentiis che potrebbe raggiungerla nel principale campionato italiano. Sicuramente c'è la Salernitana che è in Serie A, il Bari sta giocando lo spareggio con il contro il Cagliari, il Bari sarà sicuramente ospite anche il Bari del ritiro estivo in Abruzzo, quindi se vincerà questa sfida saranno tre squadre su 20, il 15% del calcio professionistico di Serie A si trova nell'Abruzzo, il luogo del proprio ritiro. Il Napoli, come dire, ha fatto scuola, ha aperto una breccia, peraltro il Cagliari non lo abbiamo potuto ospitare, almeno in questa stagione, proprio perché le sue richieste, le sue date erano in sovrapposizione a quelle del Napoli, non avevamo impianti sufficienti per poter soddisfare tutte queste richieste. È la dimostrazione che avevamo visto giusto, che la breccia aperta nel 2020 con il primo ritiro del Napoli Calcio ha fatto scoprire al mondo dello sport professionistico e del calcio di alto livello le potenzialità e le opportunità che l'Abruzzo può offrire. Quest'anno con il Napoli campione d'Italia sarà davvero grande festa, c'è una pressione enorme di decine di migliaia di tifosi che vogliono partecipare e che in quelle date affolleranno le nostre strutture. Noi metteremo a disposizione anche tutto un corredo di servizi turistici e di occasioni, dalle escursioni al treno storico della Transiberiana d'Italia, che li porterà fino al mare. Ecco, questa idea di quest'anno, la novità è il pacchetto congiunto per poter trascorrere anche una giornata su quella costa dei Trabocchi che abbiamo ammirato nella vetrina iniziale del Giro d'Italia. Stiamo lavorando insieme appunto alla Fondazione delle Ferrovie Italiane che gestisce la Transiberiana per fare insieme a Tua una staffetta, uno scambio, in modo che da Sulmona possano partire i nostri treni. Lo stiamo verificando con la nostra azienda, ma insomma stiamo percorrendo questa ipotesi, poi che chi scende con il treno storico, la Transiberiana fino a Sulmona, poi può salire in treno a Sulmona su un treno della Tua e arrivare fino alla costa dei Trabocchi. Aurelio De Laurentiis, che nel rispondere alla stampa sportiva nazionale partenopea non si è sbilanciato né sul nuovo allenatore né sul eventuale nuovo direttore sportivo del Napoli, se dovesse andare via Giuntoli, ha parlato però di amichevoli internazionali, almeno tre, che si svolgeranno tutte nel periodo di Castel di Sangro, e quindi il Napoli non lascerà l'Italia per affrontare le rivali internazionali. Grandi vetrine di calcio europeo e forse mondiale al Patini. Il presidente del Napoli si è detto ancora innamorato di questa scelta fatta 3 anni fa. Io quando sono venuto in macchina, che c'era il Covid, il Trentino non poteva ospitarci, e ho scoperto, pur essendo un estimatore della cucina a 3 stelle del mitico, no, cuoco che avete, io mi sono messo in macchina e sono venuto lì e ho fatto wow. Io non credevo che ci fossero 4 campi di calcio, tutti questi campi da tennis. La piscina. Vabbè, la piscina è venuta dopo, hai fatta te dopo. Cioè, voglio dire, sono rimasto a bocca aperta. Ho detto, ma noi siamo proprio degli idioti, perché noi siamo a 1 ora e 15 da Roma, per cui Fiumicino aeroporto, o a 1 ora e 15 da Napoli, per cui Capodichino aeroporto. Il colpo di teatro della conferenza stampa è stato l'orso Marco Aurelio, presentato da Angelo Caruso. Marco Marsiglio, Aurelio De Laurentiis, uniti a Castel di Sangro per il 4º anno, con una novità che quest'anno è un grande concerto che coinvolgerà non soltanto la città, perché ci sarà Gigi D'Alessio il 5 di agosto. Che questo sarà un ritiro eccezionale. Noi abbiamo in animo di far proseguire con lo stesso entusiasmo, la stessa intensità, anche con gli stessi protagonisti, i festeggiamenti che ci sono stati nei luoghi principali di Napoli, Piazza Plebiscito, lo Stadio Maradona, a Castel di Sangro. Quindi non solo
ovviamente il blasonato Gigi D'Alessio, che svolgerà il suo concerto il 5 agosto in un'area, diciamo, dell'antistadio, quindi fuori dallo stadio ovviamente, e a 20 euro, quindi un prezzo abbastanza popolare, ma poi ci saranno anche altri attori o personaggi dello spettacolo che ci stanno offrendo la loro disponibilità.